Ben trovati da Giovanni Iumpinelli, inizia una nuova settimana, però commentiamo ciò che è accaduto nel fine settimana sportivo che si è appena celebrato, ma un fine settimana davvero negativo perché hanno perso praticamente tutte le squadre di CIE, che sono la Stebar 90 che ha vinto la sua gara contro Manzi. Infatti proprio per questo motivo iniziamo dal basket questa settimana con la formazione di coach Vanessa Cecchini, che ha vinto contro Manzi per 69-62, quindi è testa della classifica grazie alla contemporanea sconfitta della Tibr in casa contro Sora. Passiamo ovviamente alla pallanuoto perché è arrivata una brutta sconfitta per l'NSNC, 15-7 il punteggio in cui il Palermo ha vinto l'Olimpica al Telimar contro la formazione di Marco Pagliarini, decisamente negativa la prestazione da parte dei rossocelesti, hanno avuto poche occasioni per riuscire a vincere questa gara, si è sicuramente sentita l'assenza di Ivan Gianni su tale file Civitavecchiesi. Passiamo al calcio perché il CIE che ha perso 1-0 sul campo della Valle del Tevere e quindi dal secondo passa al quarto posto in classifica, decisivo il gol all'inizio di Danieli, e invece la CPC ha perso per 3-0 in casa contro la Strea dopo aver sprecato due clamorose occasioni di corruzione al primo tempo. Nella ripresa la squadra di Mastro Donato ha segnato 3 reti e quindi ha portato a casa il successo. Perde anche la palla a mano con la Faioni che incredibilmente ha perso a Nuoro 31-24 nel match che si è giocato in Sardegna. Il Nuoro non ha mai vinto questo campionato, è a 0 punti, i primi punti li ha fatti proprio contro la formazione di coach Patrizio Pacifico, prestazione decisamente incommentabile quella di Maduzzella e compagni. Cambiamo ancora perché sono arrivate sconfitte da pallavolo con la Sartorelli Asp che è stata battuta per 3-1 sul campo del Volle Lago in quella di Anguillara, la Margutta invece ha vinto a tavolino contro il Pomezia. Nel rugby sconfitta dal CRC che ha perso per 26-7 in casa contro il Catania capolista, quindi il CRC cala un po' in classifica, unica meta realizzata da Manuelli. Perde anche la Megawatt parlando di calcio a 5, 6-3 in casa contro lo Sporting Ioenia, quindi Megawatt resta sempre all'ultimo posto in classifica. Abbiamo detto praticamente tutto con tutte sconfitte, eccezione quella della Stebar 90 questo fine settimana. Nei prossimi giorni i focus, non ve li dimenticate, sempre qui su Trip TV, la TV che vedete tutti.